Siamo al convegno organizzato dall'OIC, Recuperare Credito, insieme a Enrico Maria Cotugno, vice direttore AGCOM. Come giudica queste iniziative nelle quali allo stesso tavolo si siedono consumatori, società di recupero crediti, authority per trovare soluzioni condivise? Ma come tutti i tavoli di confronto noi lo apprezziamo tantissimo, perché per noi autorità è importantissimo avere il punto di vista sia delle imprese ma anche delle associazioni dei consumatori e quindi dei soggetti che noi tuteliamo. Poi in particolare il tema è molto caldo perché è un tema molto delicato sul quale si rischia anche a volte di criminalizzare alcuni aspetti, alcune società, mentre invece dal confronto è possibile comprendere le ragioni di tutti. L'importante però è sempre avere ben presente qual è l'obiettivo finale, quello di tutelare i consumatori e gli utenti che legittimamente contestano dei crediti. Quindi per noi, per la mia autorità, questo è l'obiettivo principale. Quali sono le criticità che ancora riscontrate come autorità in questo settore? È appunto il problema della cessione di crediti che non sono dei crediti, chiamiamoli puliti, ma sono dei crediti, dei mancati pagamenti che nascono dalle contestazioni delle prestazioni, e quindi in quel caso il cliente si aspetta una risposta dal proprio operatore e non una lettera di recupero crediti. Quindi su questo c'è ancora molto da lavorare. Bisognerebbe quindi porre un maggiore controllo in quelli che sono i crediti che le mandanti affidano alle società di recupero? Sì, la proposta che è emersa oggi dal tavolo è proprio questa, un invito forte sia agli operatori, quindi alle società cedenti, sia alle società di recupero crediti, di selezionare i crediti e quindi di non sottoporre allo stesso trattamento anche quei crediti che non nascono da un'amorosità, ma invece il cui mancato pagamento dipende appunto da una contestazione e quindi da una risposta mancata da parte proprio dell'operatore.